Pronto Fede, vorrei sapere quanto sarà trash questo video da 1 a 45.000, grazie. Di più. Sì, sarà molto trash, perfetto. Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi chiamiamo Squid Game con quelle varie applicazioni che fanno in 3 minuti e 4 secondi e mezzo, dove praticamente tu puoi chiamare chiunque vuoi, puoi parlare con chiunque nel mondo. E quindi nello specifico chiamiamo Squid Game. Abbiamo 4 o 5 applicazioni, ci possiamo chattare, parlare, fare le videochiamate, fare i quiz. Esatto. Abbiamo un sacco di cose. Bello, bel video. Ti piace? Sì, sì, felicissimo. Allora, iniziamo col chiamare la bambola di Squid Game. Chiamiamo la bambola di Squid Game. Outgoing and coming. La chiamiamo noi o ci chiama? Io forse la chiamerei, cioè. Chiamala. La chiamiamo. Forse incoming è quando sta... hai sbagliato. Va bene. No? No, dovevi chiamarla tu. No, io volevo che mi chiamasse. Sì, sì, sì. Sì, buongiorno, pronto? Ok. Ci sta spiegando le regole, sì, sì. Quindi corro e mi fermo. Cocua, no. Ammazzano qualcuno, aspetta. No, no, no. Nessuno. Tutti bravi? Ma dice solo questo. No, non hai capito. Si capisce se tieni bene le cuffie. È proprio registrato l'episodio di Netflix. Cioè, ci sono tutti gli altri rumori. Ma io dico, non ti puoi impegnare. No, zero. Cioè, con un registratore vocale che ti modifica la voce, fare delle frasi un po' interessanti. È tutto così. Sto cercando di capire se è pure messo in loop all'infinito. Sono quasi sicuro che è sempre lo stesso pezzetto di 10 secondi. Un impegno incredibile. E ci ha chiuso la telefonata. Guarda. Che tristezza, guarda. Molto grazie. Proviamo allora la chat. Hi, non posso decidere cosa scrivere? Hello, welcome to my chat. Ah, non posso decidere. Ah, non puoi decidere. Come stai? Bene, grazie. Bene, grazie. Non ci ha chiesto tu. Sei maleducata. Maleducata, sì. Comunque. Qual è il tuo nome? Bambola. Ma noi mi Squid Doll. Quanti anni hai? Ma non può avere anni una bambola. Non risponde. Non si chiede mai l'età ad una bambola. No, ad una signora. Ma è una bambola. È una signora. Una signora. Sì. Da dove vieni? Ah no, sono scemo. Ah, sei scemo. A 3 anni. A 3 anni. Viene dallo Squid World. Oh, vi siete proprio impegnati, cioè, porca miseria. Cosa ti piace nella vita? Squid Game, cioè. E tu che dici, I need money, I want to play the game. Sure, you will get an invitation soon. Thank you, doll. You are welcome. Posso chiamarti? Certo, fai pure. E poi basta. Ciao. Inizio. Anche qua l'impegno proprio. L'impegno. Ah, perché poi avevo il tasto per chiamarla. Quiz, facciamo un quiz. Allora, MG character. Vabbè, sono 456. Ma cosa c'è scritto? 456. How many people participate? 456. Ma è sempre la stessa. Qual è il primo nome? Red light. Easy. What is the Sanghoon's number? 218. Sì. Ok. What shape did the Gi-hun choose in the honeycomb cookie? Il problema è chi è Gi-hun, perché io non mi ricordo mai i nomi. Io non ricordo i nomi coreani, mannaggia. Penso il protagonista. Allora l'ombrella. E quindi esatto l'ombrello. Allora, chi è il partecipante 111? Non mi ricordo, 111. Allora, il dottore o il gang? Non mi ricordo. Secondo me è il dottore. Ok, bravo. Allora, nel gioco quello delle biglie, mi pare che sia il Marble Game, già. Sì, Gi-hun, il partner di Il-nam, che poi sarebbe il vecchio, quindi. How many games do people play in total? 6. 6. Facile. Quanti episodi ha? Sono 9. 9. 9. Quanti episodi ha il drama? Ok, chi ha vinto? No, questo però è lo spoiler, scusa, se qualcuno non l'ha finito di vedere. Vabbè. Non rispondiamo, andiamo avanti. Squid Game fake call. Ok. Dovete sapere che la metà non si aprono nemmeno, soprattutto nel mio telefono. Ma solo a Steph, a me si apre. Oh, la video call. La video call, esatto. Mentre usi l'app. Mentre usi l'app mi state hackerando la famiglia, lo so già. Devo rispondere? Sì. Vado? Sì, vai. Ti parte la video call. Ehi! Ah! Che ci sta facendo vedere? È che hanno fatto la bambola da qualche parte in un bar. Hai rubato le clip. A parte che mi ha strecciato la faccia che sembro Paperino. Cioè, è bruttissimo. Va bene, ma con gli occhi così, cioè, tu ci vai in un locale? No. Buongiorno. Sembra che tu non voglia morire. Salve. Ma hanno rubato il video di qualche locale e l'hanno messo come... E non c'è altro, ci sono solo le riprese di questa bomba. E tu che ti autovedi e parli come uno scemo per 2 anni. Da solo. Boko wa koteo. Devi premere. Hey. Bello.
Hey, aspetta, qui parla. It's you. Thank God you picked up. Sorry. It's pretty late already over there. È molto tardi qua fuori. Hope I'm not bothering you. Spero di non stare disturbando. Today my shift ended pretty late. Un cavolo. And I almost missed last train home, but somehow I managed to get inside the train and ha rubato un audio di qualcos'altro. Cosa sta dicendo alla fine? Niente, non ha a che fare con Squid Game, quindi non hanno fatto loro quest'audio. Se penso che abbiamo rubato un audio di una ragazza che parla bisbigliando inquietante. Quindi magari di qualche altro film, probabilmente. Io quando l'ho sentita parlare ho detto, oh, finalmente sono impegnati, hanno fatto l'audio. Tutti che non c'entrano nulla. Allora, no, però Fermi mi aveva detto che questo era molto interessante, perché puoi parlare con gli attori. Esatto, vedi. Allora, con possiamo parlare anche con la bambola che skippiamo. Far ridere i tipi di foto che hanno scelto. Non c'è il nostro attore. Ah, non c'è, no, scusa, mi sono arrabbiata. Il nostro attore, cioè quello che ci piace. Non c'è. Non è che se fai il ruolo del cattivo allora non ti devo parlare al telefono. Sono curiosa, secondo te se li chiami parleranno in coreano o in inglese, perché è un'app scammissima? Video call. Ok, vai, video call. Annyeong Netflix. Hanno preso le interviste da YouTube. Vabbè, Stefano, non sai parlare coreano. Che scamata. Cioè sono... E alcuni di questi avevano tipo anche 50.000 download, Steph. Quindi l'ha scaricato un botto di gente. Poi dico, almeno impegnati, falle carine. Allora, vuoi provare qualcun altro? Sì. Vai, proviamo lui. Perché di lui secondo me mettono un film. Esatto. Perché? Così ci strikano pure il video. È un film secondo te? No, no, è secondo me è un'altra intervista. Prendono le interviste che trovi su YouTube e ce le buttano lì dentro. Ma non si vergognano di fare così? Cioè, un po' mi vergognerei. Sto parlando un attimo, cioè, per favore, stai in silenzio mentre parlo con una persona maleducata. Una persona importante, molto famosa. Una persona molto maleducata. C'è proprio zero impegno. Neanche a comporre un po' di frasi. Questa è quella bella, agree. Mi hanno tirato tanti di quei virus che divento scemo. Allora, col video. Ancora che ci dice di costruire il nostro portafoglio. Non so se avrà copyright, ragazzi, ma hanno combinato lo squillo del telefono a Despacito, sto volando. Cioè, copriamo in qualche modo, però ragazzi, c'è... Cioè... Vabbè, siccome se fai vedere un pezzettino così non succede niente, però vabbè. Cioè, proprio il telefilm, mi hai buttato il telefilm, uno dei trailer. Però, così buttato. Aspetta. Che succede? Perché sono tutti titoli italiani? La scammata è di un italiano. Io ovviamente chiudo tutto, signori. Il pubblicatore si chiama Asra Maria. Hai visto? Contatto sviluppatore, vediamo il contatto. Asra Maria 3 @gmail.com. Non scrivetegli, ragazzi, non scrivete. Quindi avevo ragione io. Sono in italiano. Scammatissima. Scammati. Ti abbiamo scammato noi, ti abbiamo beccato. Bella. Molto utili, complimenti a tutti, ma nessuno di meno. Potevano farle più carine, cioè quell'altra che avevamo provato con tutti i mostri horror, comunque almeno era fatta con un po' più di impegno. Prendeva un po' le scene giuste dei film. Esatto, ma comunque c'erano parole che erano anche più adatte. YouTube ce l'aveva segnalato come video che incitava... Non dirlo! Non si può dire. Se no ce lo riprende, guarda. Ma che rottura di c'è un algoritmo che è meno intelligente di questi che hanno fatto le app, Cioè non c'era nulla in quel video, cosa c'era di strano? Infatti l'abbiamo anche contestato, abbiamo vinto la contestazione perché era ridicolo. Però ci stavano bloccando il canale per un tot per sta roba. Ci volevano bloccare il canale, ci arrivavano tipo email. Ehi, chiama questo numero se ti senti in difficoltà. Ma cosa stai dicendo? Un video di fake up per bambini di 3 anni e mi devi rompere le scatole. YouTube proprio, vabbè. Comunque ci vediamo in un prossimo video dove non... Basta, stai up.